Oggi sarà una puntata dedicata esclusivamente alle Barbie. Sì, le Barbie 1959 della BMR. Sì, perché ragazzi, la Mattel ha deciso di fare una collezione completamente diversa dedicata ai 60 anni che Barbie ha compiuto. Eh sì, 60 anni. Ma prendiamo qui una delle nostre Barbie, ma Barbie, ma è vero che hai 60 anni? Cioè, ragazzi, guardatela, mi sembra così matura. Mi porti bene, Barbie, Complimenti. Dai, a parte gli scherzi, siete curiosi di vedere questa collezione? Io ne ho qui con me 4, 2 Ken e 2 Barbie. Andiamo a vederle insieme, ma prima però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un like. Ragazzi, eccole qua, vedete? Ne abbiamo ben 4 da reboxare. Iniziamo da un Ken, eccolo qui. Vedete la scatola? La scatola è molto particolare perché sembra una scatola delle scarpe, no? E la cosa bella è che a differenza delle altre scatole che troviamo in commercio per le Barbie, questa la possiamo aprire e andare a toccare praticamente. Possiamo andare a toccare al suo interno la bambola o la Barbie. Vedete qui fuori? È disegnato il Ken in stile cartone animato, ma andiamo a reboxarla insieme. Ecco qui che all'interno troviamo il nostro Ken ricoperto da questa carta velina. Bisogna dire che veramente questo Ken è originale, eh? Come vedete ha anche i capelli rossi, ma andiamo a tirarlo fuori. Guardate ragazzi, ha capelli come le Barbie, una sorta di rasatura finta entrambi i lati, non so se si vede ragazzi e amici, ma questo Ken ha anche le lentiggini. Il volto di queste Barbie sicuramente è molto più realistico rispetto alle Barbie a cui siamo abituati. E ha una felpa con questo marsupio e questo pantalone che non apprezzo molto perché ha queste spaccature e delle scarpe da ginnastica con l'apertura dietro. Metà scarpe da ginnastica e metà sandali. La cosa bella di queste Barbie e di questi Ken è che sono completamente snodati, vedete? Addirittura il busto si può inclinare, le braccia possono ruotare e possiamo piegare le braccia completamente fino a fargli toccare il viso. Anche le mani possono muoversi e girare. Diciamo che rispetto alle altre Barbie tradizionali come le Barbie Extra, che sono comunque snodate, sono molto più flessibili e molto più snodati. Anche le gambe, vedete, possono ruotare e possono piegarsi completamente, anche i piedi. All'interno della scatola troviamo anche un simpaticissimo berretto, vedete? Apriamolo insieme. Ecco qua, un frontino con la scritta BMR e 1959, giustamente. Andiamo a metterglielo, vediamo come gli sta.
simpatico. All'interno di ogni scatola troverete questa placca insieme al piedistallo per poterle mettere in esposizione, perché sono in effetti bambole e Barbie da esposizione. Andiamo ad aprire un'altra ed ecco qui la prossima Barbie che andremo ad aprire. Vedete il disegno di lei? Se devo essere sincera, ragazzi, questa Barbie non l'avrei mai comprata. Quando l'ho vista non mi è piaciuta. Però infine ho fatto la scelta di comprarla per i suoi capelli così tanto ricci, vedete? Perché mi ricorda la capigliatura di Candy Candy. Quindi il mio obiettivo sarà quello di sciogliere questa coda che si ritrova e fare due codine. Sì, Candy Candy, perché quando ero piccola, ragazzi, mi piaceva molto Candy Candy e c'è stato un periodo in cui veniva venduta la sua bambola e io sono riuscita ad averne una, me l'ha regalata una mia cara zia che saluto. Ho sempre desiderato di avere anche quella in stile Barbie, ma non è stato possibile. Quindi penso che trasformerò questa Barbie, che adesso è vestita un po' così, vedete? Con questi pantaloncini un po' buffi e queste scarpe con dei calzini un po' da... non so, non saprei dire, ditemelo voi, da maschio, da un po' da uomo, calciatore, la trasformerò un po' in stile Candy Candy. Va bene, mettete un voto a questa Barbie se vi piace. Il suo viso è carino però, ragazzi. Il suo outfit un po' meno. Ok, andiamo ad aprire un'altra scatola e vediamo cosa troviamo al suo interno. Ed eccolo qui, il Ken più bello che ci sia al mondo, al momento. Questo è il mio Ken preferito, ragazzi. Forse per qualcun altro non lo è, ma per me invece è così. Andiamo subito ad aprirlo, vediamolo un po'. Ta-da! Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, lo avete visto? Che particolarità? Cioè, intanto la felpa è bellissima, morbidissima, e ha questo bellissimo marsupio e un pantaloncino un po' estate, stile estate con la pioggia. Delle ciabatte con BMR che non si sganciano, ragazzi, invece di solito le ciabatte di Barbie o dei Ken vengono perse all'istante. E questa capigliatura modernissima, un po' come si usa adesso, rasati e raccolti al centro. La rasatura in questo caso è reale, cioè è tipo camoscio, non so, molto bello. E il suo viso, ragazzi, il suo viso è veramente particolare, cioè addirittura le rientranze delle guance, come se avesse veramente l'ossatura. Un'altra cosa che mi piace di queste, di questa creazione, di questa collezione, è che le loro teste non solo girano a destra e a sinistra, ma riescono a ruotare, vedete? In più troviamo dentro il suo playset, troviamo, ragazzi, un paio di occhiali completamente trasparenti, vedete, che rendono il suo viso ancora più particolare. Andiamo a inserirglieli e vediamo un po' come sta. Che ne dite?
Davvero bello. Ma andiamo ad aprire l'ultima scatola. E infine troviamo lei. Guardate un po' il suo disegno nella scatola e andiamo a vederla nella realtà. Reboxiamo anche lei. Ta-da! Molto carina. Soprattutto i suoi lineamenti, un po' come dire orientali, no? L'occhio a mandorla e dei capelli lunghi con delle mesh sul davanti e come outfit questo impermeabile con sotto un pantaloncino e una maglietta che lascia fuori il ventre. E degli stivali trasparenti. Si può proprio un abbigliamento estivo con pioggia a catinelle. Qual è la vostra preferita? Io ho già scelto. E voi scrivetemelo nei commenti. Adesso ve le metterò tutte in piedi nel loro piedistallo e ve le mostrerò tutte insieme. E dopo votate voi nei commenti e ditemi qual è stata la Barbie più bella. È giunto il momento di salutarci, il video per oggi finisce qui. Vi aspetto numerosi per tanti altri video che faremo insieme. Ciao ciao ragazzi, alla prossima, ciao!